colazione con Radio Alta. Radio Alta. Quanta pazienza devo avere con questo ragazzo, lui starà pedalando per l'Italia, ma seguirlo non è così facile. Allora noi stiamo per collegarci, già vedo una zona che io conosco bene, bellissima, gli ho chiesto di fare così da inviato al Ciolo e lo ha fatto. Allora do il benvenuto al nostro Vincenzo Cervi, il pedalatore stanco, eccoci, ciao ragazzi! Bene, ciao. Vedo anche che il tuo amico ti ospita ancora, Vincenzo. Non per molto. No, non sei ancora stancato. Mi ricordi il nome del tuo compagno? Silvano. Ti saluta Johnny Scolari, il nostro amico Johnny, che ti abbraccia forte. Mi ha detto: guarda, è un caro amico, sono molto contento di sapere. Un abbraccione grosso, Johnny. Ottimo, dai, sono contento. Quindi delegazione bergamasca in cuor di Puglia, siamo nel Salento con Vincenzo. Come va, Vincenzo? Benissimo, non sto pedalando, sto mangiando, mi stanno ingrassando di bestia. Immagino, guarda, devi fare un po' di pedalate adesso, devi partire. Mi hanno detto che la bicicletta ha qualche problemino, è vero? Sì, però adesso è stato risolto. Ok. Perfetto, eccola qua. Sono venuto qua e da quell'altra parte le borse toccavano la ruota. Ok. Quindi è stato saldato, ho trovato un artigiano grande, ha saldato il portapacchi perché non ne ho trovato uno da sostituire. Mm? E poi ho messo un rinforzo io. Speriamo duri. Sì. Vai tranquillo. Quindi partirai quando? Oggi parti oppure ti fai ancora un weekend? No, forse domani. Adesso vediamo. Devo guardare bene il meteo e tutto, perché sembra che nei prossimi giorni si metta brutto. Però, ma no, ma arriva ancora una ventata di gran caldo. Guarda che la prossima settimana allerta caldo, quindi preparati. Senti Manuel Mazzoleni da Trebi Meteo. Invece voglio far vedere ai nostri amici che ci seguono da Bergamo TV, alla radio, insomma, cercheremo di spiegare queste bellissime immagini, perché io ti ho chiesto: senti, ma devi andare a fare un excursus al Ciolo, e tu lo hai fatto. Guardate le bellissime rocce del Ciolo, ma ovviamente qui vediamo, oltre che queste pareti cui tu ami perché fai anche l'alpinista, no? Vincenzo, si vede, guardate che pareti pazzesche, si vede, ecco qua il mare, cominciamo a vedere il mare, a un certo punto c'è un ponte e lì guardate in fondo, dopo la scalinata si arriva in questa non so, in questo fiordo, non so come definirlo, straordinario, con l'acqua limpidissima. È bellissimo il Ciolo, no? L'hai fatto il bagno, Vincenzo? No. Ma come no? Ma non è possibile. Non è possibile non fare il bagno. Guardate, sotto il ponte stradale, poi c'è gente addirittura che ho saputo, qualcuno si lancia anche dal ponte per andare... È vietato. Qualcuno si butta. Guardate, se andate nel Salento, non perdete questo spettacolo del Ciolo, perché è veramente qualcosa di speciale. Una spiaggettina, un fiordo, non lo so, un'inseratura straordinaria, bellissimo. E poi c'è un'altra sorpresa, e qua lo facciamo subito, perché lui è anche un videomaker. Hai preparato un video sul Ciolo, esatto. Ma me lo devi descrivere, adesso lo vediamo, lo sentiamo, vediamo un po' se riesco anche ad abbassare forse il volume, ecco, di questo, ecco. Vai Vincenzo, dai, spiegami un po'. Ho scoperto che il Ciolo si chiama così perché deriva da una parola salentina, dialetto salentino, che è ciola, che significa gazzaladra, perché in quella zona lì nidifica parecchio, insomma, e viene chiamato Ciolo per quel motivo lì. Poi è alto 40 metri, e quindi chi si butta, insomma, un bel volo.
Beh, complimenti anche per le immagini che hai realizzato, sei molto, molto bravo, cioè, hai fatto tutto da solo, no, Vincenzo? Sì, tutto da solo. Con la musichetta. Ma sai che ci sta venendo voglia di andare a girare l'Italia? Ma quanto è bella l'Italia, Vincenzo? Ci sono zone che sono veramente fantastiche. Questa zona poi del Salento è proprio bella. Allora, c'è un po' di tutto per chi ama il mare, spiagge, e chi ama appunto roccia. Tra l'altro lì al Ciolo ho fatto un giro sulla Falesia. Ma ti stiamo vedendo, adesso non so se tu hai il ritorno della televisione. Non ce l'ho. Sei un gatto, guardate, sta salendo. Ma senza protezione, con le scarpe da bici, ma sei un disgraziato, cioè non puoi fare queste cose così pericolose. Ma è incredibile quest'uomo. Ecco perché non pedala più, perché deve fare le sue scalate. Pazzesco. Bravo, complimenti davvero, Vincenzo, per la tua fisicità. Pensate, è un pensionato, è sprecato, cioè tu devi tornare a lavorare, cioè non puoi fare il pensionato. Già dato. Bellissimo, complimenti, abbiamo visto, sono contento di essere riuscito quantomeno a vedere il video che tu hai realizzato appunto dal Ciolo. Va bene, Vincenzo, allora, senti, ci sentiremo la prossima settimana, saremo già a giugno, 30-31, sì, insomma, ormai ci siamo con giugno. A che punto sei del tuo viaggio nel calendario? Credo che settimana prossima di essere o Bari o sopra Bari. Ok, quindi ancora in Puglia. Ancora in Puglia. Sì, ancora in Puglia, sicuramente. Ma fatti un bagno, però, fatti un bagno per noi. Ma non puoi, Silvano, non puoi avere lì un ospite che non si è fatto ancora il bagno nel Mar di Puglia. Cioè, ma lui mira altre cose, più che altro a riempirsi. Più che... Ah sì? Cioè proprio arte culinaria a go-go. Cosa mangerete oggi? Io faccio le nucole bombette, nucole cenci, cosa che non aveva mai, non ha mai mangiato la griglia. È una roba fantastica, buonissime, fantastica, sì. Poi avete parlato là del Ciolo, di mare, di Falesi, tutto quanto, ma lì c'è un ristorantino lì sopra che ha pagato, non faccio il nome perché fallo il nome, tanto, cioè, voglio dire, qua, ragazzi, come si chiama il ristorante del Ciolo? Come si chiama? Simbo, ha pagato lui. Ha pagato, ecco perché l'ha detto. Allora, non, ragazzi, hanno una page fino a Bergamo adesso, Allora, devo mettermi a lavorare perché ho finito i soldi. Bravissimo, Vincenzo. Beh, potresti fare magari qualcosa lì, potresti andare a insegnare come si scala una falesia, non lo so, puoi fare l'alpinista, l'istruttore. Vincenzo, allora, intanto buona permanenza, ti invidiamo un po' perché avremmo voglia di essere, cioè io sinceramente verrei subito da voi, facciamo una bella compagnia, magari viene anche Johnny e siamo a posto, cosa dite? Posto c'è. Allora, bisogna dire che è un ottimo cuoco, eh? Ecco. Vedi, abbiamo capito perché da una settimana che sei lì fermo. Vincenzo Cervi, nostro pedalatore stanco, grazie a Silvano, grazie alla Puglia, al Ciolo, fantastica la nostra Italia. Ci sentiamo la prossima settimana, poi ti aggiorno quando faremo i nostri collegamenti, d'accordo? Saluto Giusy, i figli, Ilaria, Mirko, tutti... i miei suoceri. Sì. Grandi. E poi devo dire una cosa, sì. Perché la moglie di mio cugino, Tatiana. Ma chi è Tatiana? Mi ha sgridato perché vado in televisione senza pettinarmi oggi. Ah, ecco. ho messo del mio. Le ascoltatrici apprezzano qua. Giusy, stai preoccupata quando torna, qua le ascoltatrici apprezzano. Ciao Vincenzo, ciao Silvano, grazie, viva la Puglia, buona giornata, torno. Fantastico, e fai il bagno al Ciolo per noi. Ciao. Ciao ragazzi. Colazione.